Diario di bordo, Ombre sulla Repubblica. Buongiorno Cantoni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 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 Siamo a 100 km da Oriolo Romano. Stiamo andando a intervistare per conto di Ombre sulla Repubblica l'onorevole Flamini, deputato PC dal 68 fino all'87, colui che ha uno dei più grandi archivi in Italia in materia di terrorismo, lotta armata, mafia, stragismo. Andiamo a intervistare alle 10.30, abbiamo all'incirca 2 ore e mezza di intervista, ci è concessa questa intervista come scoop per Ombre sulla Repubblica. Speriamo di sfruttarla al meglio. Saremmo voluti andare all'Enola, visto che oggi 30 marzo Pietro Ingrao compie 100 anni, sarebbe piaciuto andare a salutarlo, almeno portargli un saluto anche per conto del comitato. Ma l'Enola dista 2 ore e mezzo da Oriolo e quindi torneremo poi a Bologna direttamente da lì. Vi documenteremo questa intervista e questo viaggio così. Allora vi salutiamo, ci sentiamo tra un po'. Siamo nella villa dell'onorevole Flamini. Come vedete là ci sono dei meravigliosi faldoni, fanno parte sicuramente una parte dell'archivio. Adesso attendiamo. Abbiamo una caterva di domande da farvi, non so se ce la faremo a farle tutte. E qui c'è tutta la rassegna stampa delle commissioni parlamentari Moro Antimafia P2 e Stragi, e poi una serie di raccolte di giornali tipo Panorama, L'Espresso, neanche mi ricordo più, Panorama e L'Espresso prettamente, L'Europeo, wow. di Moro, del caso Moro, cioè l'abbiamo raccolti tutti quanti, questi li utilizziamo per le scuole spesso. Non stanno solo qua. Queste sono ristampe? Sì, sono ristampe e le abbiamo praticamente rilegate. E c'è il Manifesto, la Repubblica, la Stampa, il Popolo, il Messaggero, l'Unità e basta. E sono così da averceli un po' tutti presenti, no? Certo la qualità non è fotocopia comunque, però almeno sai tutto quello che c'è scritto, insomma, no? Piace il dettaglio delle pagine che si sposa. Oh, eccoli lì, cari compagni. No, sono gli agenti di scorta, poveretti. Sì, quelli erano questi qua. Questi erano le foto segnaletiche. Che sta qua per farvi vedere, ovviamente, le fotografie, molto belle tra l'altro. Dove sta il fotografo? Sono qua. Vale, ci stanno tantissime scuole perché lui è stato ministro dell'istruzione e tra l'altro è sempre stato un professore, quindi ha insegnato a Taranto, al liceo, e ci sono tantissime lettere dei ragazzi delle scuole in questo. Che sì, queste sono tutte scuole elementari, per esempio, perché poi le stiamo ordinando, quindi le abbiamo messe tutte quante insieme. E il bello è che qualunque fosse il mittente, cioè loro scrivevano tipo famiglia Moro e la lettera arrivava anche senza indirizzo, senza niente, su alcune buste. Adesso non c'è però pure sono sbagliati. Via dei Forti Trionfali, in realtà è Via del Forte Trionfale la via, però basta che scrivere Leonora Moro, arrivava ovunque. Un flusso enorme proprio, sì. Che il postino sono tantissime lettere, sì. Quindi questo sarà un insegnante, ma ce ne sono proprio tantissime. Oh mamma
poi ripeto. Per aggredire le istituzioni democratiche. Io l'ho vissuto questo periodo, l'ho anche studiato perché facendo parte delle varie commissioni speciali come quella sul caso Moro, ma poi quella sulla loggia massonica P2, quella sulla sull'antimafia, è evidente che sono entrato dentro a questo e conosco le radici, per cui sarà molto difficile, diciamo così, purificarci, riuscire a mettere ordine, a vincere. Adesso si comincia, ho sentito ieri Cantone che era dall'Annunziata, è stato intervistato, mi sembra che si cominci, ma siamo ben lontani, quanto tempo ci occorrerà per vincere questa battaglia, insomma, è la P2. Quel sistema si è trasmesso. Berlusconi ha riscritto la P2, Berlusconi ha beneficiato della P2, era l'erede della P2, l'uomo che doveva realizzare il programma della P2 e ha vinto sul Parlamento la P2. Noi avevamo tracciato delle linee per impedire lo sviluppo del male che avevamo individuato. Uno scandalo enorme quando scoppiò nel maggio del 1981 che in quelle liste c'era tutta la dirigenza dei servizi segreti, generali, colonnelli, centinaia di alti ufficiali, c'era la crema della più alta burocrazia, dal segretario generale della Camera dei Deputati al segretario del Tesoro, ai banchieri, lo staff, c'era la dirigenza del paese. E in quella commissione d'inchiesta avevamo individuato bene come riuscire anche a tracciare delle linee di rinnovamento. Tutto è rimasto bloccato, non si è. Anzi, l'uomo che ha dato è stato il consigliere più vicino alla presidente, alla Tina Anselmi, un democristiano, il senatore Ruffilli, professore dell'Università di Bologna, mio concittadino, perché io sono forlivese. Entrambi eravamo nella commissione P2, io so bene l'impegno che lui dedicò per aiutare la Tina, se lui aveva una cultura adeguata dal punto di vista costituzionale, conosceva i meccanismi di funzionalità delle istituzioni e quindi ebbe modo di dare consigli e poi tutto si è bloccato, lui è stato ammazzato ed è stato ammazzato per questo, perché lui aveva continuato, era responsabile delle riforme dell'ufficio, riforme istituzionali della Democrazia Cristiana quando venne ucciso. E io ricordo che si era riusciti a fare un accordo
tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Tortorella, che era il capo dell'ufficio corrispondente a Ruffilli, con i collaboratori dell'uno e dell'altro, avevano studiato il problema delle riforme istituzionali. Il problema grosso allora era la legge elettorale. E avevamo trovato la soluzione, eravamo arrivati all'accordo, ed era la base per le riforme, siamo ancora qui, il Parlamento ancora oggi, dopo tanti anni, discute attorno a questi problemi. Allora una soluzione si potrebbe realizzare. La morte, l'uccisione di Ruffilli bloccò tutto. De Mita, che era il segretario della Democrazia Cristiana, non ha avuto il coraggio di andare avanti per quella strada. Come del resto la Democrazia Cristiana ha abbandonato, prima aveva abbandonato la politica di Moro. Moro ucciso, hanno cambiato politica, anziché insistere, andare, è proprio perché, insomma, l'Italia è così, si è piegata davanti l'alta dirigenza, si è piegata quando bisognava invece combattere. Immaginate, a seguito del delitto Moro, come doveva essere la risposta. Invece c'è stata la ritirata, la mancanza di coraggio. Questo, vabbè. Ha già toccato. Innanzitutto le faccio una domanda introduttiva, la riporto, l'ha fatto un ragazzo di storia che non è potuto essere qui con noi, che, come lei ben sa, insomma, molti storici al giorno d'oggi si laureano avendo però poi delle prospettive, in particolare a seguito di questa brutta tendenza che questo paese, che tende a non finanziare gli archivi storici, e quindi poi formiamo dei futuri storici, molto spesso sono costretti a ripiegare su altro. Questo ragazzo le chiede: che cosa l'ha spinta ad organizzare il suo archivio? Con quale auspicio? Cosa augura agli studiosi che si avvicinano alle sue carte? E come è stato organizzato e per quali vie è consultabile l'archivio stesso? Il mio interesse per la documentazione, il valore della documentazione, la cultura dei documenti. Io l'ho imparata durante la guerra partigiana, essendo stato nominato commissario politico di una brigata, la 28ª brigata GAP, e conservavo i documenti, che quando ricevevo un documento dal comando generale delle brigate Garibaldi, per me, che poi mi serviva per diffondere, far conoscere, insomma, svolgere il mio lavoro politico in direzione della brigata, insomma, era la base della battaglia in cui eravamo occupati. Consideravo quei documenti preziosissimi, insomma, e quindi me li sono portati dietro. Ho sempre cercato di avere il rifugio per poterli conservare, si sono accumulati. Li ho poi depositati all'Istituto Storico della Resistenza di Forlì. Ho cominciato così e ho capito che i documenti sono la fotografia anche dei fatti, cristallizzano una memoria, anche i fatti storici positivi, negativi, motivi di studio,
Ecco, quando poi ho scritto il primo libro sulla storia della Resistenza in Romagna, ho capito, se non avessi avuto la documentazione che era presso l'Istituto Storico, non avrei potuto scrivere quel libro. E quindi poi, quando man mano che ho avuto responsabilità politiche, ho sempre cercato di conservare la documentazione. Ho avuto l'occasione di essere parte in momenti importanti in un'organizzazione quale quella del Partito Comunista Italiano in una regione che è la vostra, l'Emilia-Romagna. Ho avuto delle responsabilità, sono stato prima segretario dei giovani comunisti, poi sono stato segretario della Camera Confederale del Lavoro di Forlì, sono stato segretario della Federazione del Partito Comunista Forlì, poi sono stato segretario anche dell'ufficio regionale del Partito Comunista Italiano dell'Emilia-Romagna. 1960, durante i fatti di Reggio Emilia, ho vissuto i fatti di Reggio Emilia. 7 luglio 1960, la battaglia contro Tambroni, la grande battaglia dell'antifascismo che costrinse a una svolta politica nazionale, perché è di lì che nacque la politica di centro-sinistra. Moro, la Democrazia Cristiana capirono che bisognava abbandonare la tradizionale politica centrista e bisognava fare i conti con i rappresentanti della sinistra. Cominciarono con i socialisti, ma quella era la strada, il tracciato, la politica di Moro era quella dell'allargamento della base sociale dello Stato per consolidare le istituzioni, istituzioni giovani in un paese che aveva avuto 20 anni di fascismo e poi la guerra nazifascista, insomma, e la Costituente ci aveva dato la Costituzione e quindi la Costituzione doveva essere realizzata. E questo è ancora il nostro programma. Quindi la documentazione mi ha sempre accompagnato. Poi io ho lavorato alla direzione del partito, all'ufficio di segreteria, la cucina, l'ufficio di segreteria a Botteghe Oscure con Berlinguer, che ne era il responsabile. E quindi anche quella è documentazione che è in questo libro, che probabilmente pochi hanno, e via di seguito. Insomma, dopo, quando sono arrivato al Parlamento, ho avuto occasione, anche per gli incarichi che ho avuto, di accumulare quel materiale che voi avete visto. Insomma, ecco, questa è l'entità. Poi noi cerchiamo di mettere a disposizione il più possibile questo materiale, se non che incontriamo difficoltà. È difficile in un ministero come quello dei beni culturali, dove gli archivi sono la Cenerentola. Proprio è l'ultima ruota del carro e quando c'è da tagliare i primi a rimetterci, facciamo una battaglia continua. Noi abbiamo i collegamenti con la direzione nazionale degli archivi, abbiamo firmato venerdì scorso un progetto importante per il centenario della nascita di Moro.
cent'anni con Moro, abbiamo elaborato un progetto e l'abbiamo firmato insieme alla Direzione Generale, all'Archivio di Roma, all'Archivio Centrale dello Stato, ai principali enti, perché vogliamo fare una bibliografia che ancora non esiste di tutta l'opera di questo personaggio che è conosciuto per il delitto che è stato commesso, ma poco per l'opera costruttiva che egli ha svolto nella politica italiana, a cominciare dall'Assemblea Costituente fino al 16 di marzo, insomma. E questo progetto l'abbiamo portato e fatto approvare con fatica, e con fatica anche oggi, mentre c'è stato il centenario di Verdi 2 anni fa, e all'epoca il governo stanziò 3 milioni per le manifestazioni, eccetera. 6 milioni. Noi invece siamo qui a contare i soldini, insomma, le monetine, e siamo a combattere per cercare, perché la realizzazione di un progetto richiede anche un adeguato stanziamento, ma gli stanziamenti nel campo culturale purtroppo sono molto molto limitati, ecco. Quindi noi abbiamo pubblicato in online, abbiamo fatto quest'anno proprio un convegno, anno scorso un convegno a Firenze, e abbiamo deciso di mettere, dopo aver digitalizzato, di mettere a conoscenza di tutti i volumi della P2. Abbiamo digitalizzato tutto il materiale della P2, in modo che ogni studioso possa accedere e conoscere la documentazione, che è molto preziosa. Adesso stiamo facendo la stessa cosa per quanto riguarda Moro, 120 volumi di tutto il lavoro dell'inchiesta parlamentare, anche questi sono già stati digitalizzati, e presto faremo, diciamo, la presentazione pubblica di questo. Noi siamo per desegretare tutto, perché una delle nostre battaglie è quella proprio di conoscere il retroscena, strategia della tensione, la storia oscura del nostro paese, e gran parte della documentazione non sappiamo se è conservata segretamente o se addirittura non sia stata distrutta. Comunque battagliamo per cercare di sensibilizzare coloro i quali dovrebbero darsi da fare per chiarire tutta una serie di problemi. Adesso è stata ricostituita la commissione d'inchiesta sul caso Moro. Verso questa commissione stiamo sollecitando, insomma, svolgendo un'azione perché si riesca a fare quelle che le precedenti commissioni non sono riuscite: avere la documentazione del caso Moro, degli organi che ebbero la direzione politica e operativa
durante i 55 giorni della prigionia di Moro. È mai possibile che nemmeno i verbali del Comitato Interministeriale per la Sicurezza, che ebbe la delega da parte del Consiglio dei Ministri, che doveva dirigere tutte le operazioni volte alla scoperta della prigione, alla liberazione di Moro, è mai possibile che non ci sia rimasto un verbale, un appunto? E così è per il CESIS, che era il Comitato Esecutivo dei Servizi di Sicurezza. Abbiamo un solo verbale della prima riunione di insediamento e non c'è più niente di tutte le deliberazioni che sono state prese successivamente. I comitati di crisi, il comitato dei servizi segreti, il comitato tecnico operativo, che si riunivano quotidianamente per verificare le operazioni svolte, le operazioni da svolgere. Io ricordo che nella commissione, quando chiedemmo questo materiale, di questo materiale non ci venne presentato nulla. Quindi, dov'è finito questa roba? È mai possibile che il Ministero degli Interni, che era all'epoca il ministero che aveva la responsabilità anche della tenuta degli archivi, adesso gli archivi dipendono dal Ministero dei Beni Culturali, ma una volta dipendevano dal Ministero degli Interni. Ebbene, il Ministero degli Interni, è mai possibile che produca una cultura di un'incipienza per cui non si trova un documento del fatto più importante della storia del nostro paese? Insomma, la prima riunione del Consiglio dei Ministri il 16 marzo del 78 delega al Comitato Interministeriale, che è un comitato di cui fanno parte alcuni ministri, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, fanno parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, fanno parte i capi dei servizi segreti, è l'organo più importante, certamente lì sono state prese tutte le decisioni, le più importanti. Non abbiamo niente, non ci è fornito niente, per cui non si sa nulla. Ancora oggi noi poniamo una serie di interrogativi a questa commissione che si è insediata ultimamente per fare chiarezza. Ecco, questa la dice lunga sulla cultura archivistica, sulla cultura della documentazione dello Stato italiano. Chi domina? Chi ha interesse a cancellare fatti che non si debbono sapere? Perché Moro l'hanno ammazzato, ma si poteva salvare. Beh, qui entriamo, altre sarebbero le domande. Ci lasciamo sfuggire niente. Cioè siamo partiti da lontano, dalla Sicilia di Portella, insomma, al 47, perché c'è sempre questa domanda che noi ci siamo posti all'inizio, che poi ci ha accompagnato un po' e Cinzia Venturoli ci ha dato il suo parere, nel senso, Portella, il CIO di Portella, si parte da lì come strategia tensione o la vera e propria strategia della tensione parte invece da Piazza Fontana nel 69? Questo è un dubbio che noi ci portiamo dietro, magari vorremmo sentire la sua opinione in merito. Sì,
Io credo siano due cose distinte, la strage di Portella della Ginestra storicamente, anche se hanno un'affinità, hanno un elemento in comune, cioè la strategia della tensione inizia con la strage di Piazza Fontana. La strage di Portella della Ginestra fa parte della strategia del terrore che in quel momento tende a realizzare un obiettivo preciso. È intimorire. Hanno vinto le sinistre, le elezioni, il blocco del popolo nelle elezioni regionali è un fatto nuovo e si cerca di fermare questa avanzata, cioè, perché la strage di Portella della Ginestra va vista in collegamento anche con tutta una serie di attentati che portano all'uccisione di sindacalisti, di dirigenti dei due partiti, comunista e socialista in Sicilia. Ed è proprio per respingere con il terrore, per intimorire le masse siciliane, soprattutto le masse contadine che vogliono la riforma agraria, hanno in atto il movimento di occupazione delle terre incolte, c'è una legge, sono favoriti, diciamo, i contadini da alcune leggi della Prima Repubblica. Quando dico Prima Repubblica mi riferisco all'ondata di democratica che nel paese si vive dopo alla liberazione e alla vittoria sul nazifascismo. Ebbene, quella ondata arriva anche in Sicilia, che non ha potuto vivere la storia della resistenza, e appena però si manifesta c'è una reazione forte. Certamente c'è nella strage di Portella della Ginestra un apporto, insomma, in questa strategia del terrore c'è anche la mano degli americani che aiutano la banda di Giuliano e strumentalizzano la situazione per realizzare obiettivi politici. Hanno bisogno di far capire a De Gasperi che bisogna cacciare i comunisti dal governo, altrimenti non ci saranno gli aiuti. Insomma, quella strage si colloca in un contesto storico-politico del tutto particolare. Però ti dimostra, ecco l'elemento in comune, che è uno strumento a cui ci si rivolge, è una strategia a cui si ricorre di fronte al pericolo comunista, chiamiamolo così, di fronte all'avanzata delle sinistre. E poiché il risultato del 1948 dà una maggioranza assoluta alla Democrazia Cristiana e quindi stabilizza la situazione politica italiana con una soluzione ben precisa, finché quel rapporto di forza permette di governare, allora non c'è bisogno della violenza. Allorché però il popolo italiano dà i suoi suffragi alle forze di sinistra e arriviamo agli anni 70, in cui
il Partito Comunista diventa di nuovo una forza di governo o è candidato ad essere forza di governo. Alla fine degli anni 60 si sviluppa nel paese un grande sommovimento democratico anti-autoritario, in senso contrario a quello che si è sviluppato dal 1947 dopo la cacciata dal governo delle sinistre. Ebbene, di nuovo si ricorre alla strategia della tensione, ma con un piano ben preciso, non semplicemente locale siciliano, ma con un piano nazionale, la strategia della tensione, che non si ferma alla strage di Piazza Fontana, che dura dal 1969, strage di Piazza Fontana, al 1974, e fallisce quando Nixon, che ha presidente americano, che ha aiutato, assecondato quello sviluppo, così come aveva aiutato e assecondato il golpe dei colonnelli greci. E quindi, quando è cacciato per lo scandalo del Watergate, quella politica non si può più applicare, a parte il fatto che i risultati a sancire il funerale di quella politica, la sconfitta completa di quella strategia della tensione, sono le elezioni politiche, le elezioni amministrative, regionali amministrative del 1975, ma già si erano fermati nel 74 dopo la strage dell'Italicus, dopo la strage di Brescia dell'Italicus e, come dicevo, dopo le dimissioni del presidente Nixon. Già allora si era cambiato, ma il 75 dimostra il fallimento, perché c'è un'avanzata delle sinistre nelle elezioni amministrative e regionali, dove il Partito Comunista e il Socialista conquistano tutte le principali, la gestione, le amministrazioni delle principali città italiane, di gran parte delle regioni. Ecco, e di nuovo si presenta la forza del Partito Comunista come forza di governo, e allora lì abbiamo il cambio di politica, non dalla strategia della tensione si passa alla P2 del piano di rinascita. La P2 era ispiratrice, era anche quella che tirava i fili della strategia della tensione. Nel 75 nasce il piano di rinascita, che ha una politica di corruttiva, una politica di entrismo nelle istituzioni, una politica di élite. Basti pensare alla costituzione dei club, che saranno poi quelli che daranno vita anche a Forza Italia, ma prima abbiamo tutta questa impostazione che è di una politica diametralmente opposta a quella di Aldo Moro, che tende invece ad allargare ancora una volta la base sociale dello Stato italiano. Così come eravamo venuti fuori dalla crisi politica del 1960 gettando le basi del centro-sinistra, di fronte alla crisi che si ha negli anni 70, Moro pensa che la soluzione deve essere ancora quella di ampliare la base sociale per rinvigorire le istituzioni, e si rifà sempre alla Costituzione repubblicana, all'applicazione della Costituzione repubblicana. E lì
il nuovo metodo è quello di far entrare in campo il terrorismo rosso e il rapimento. E guarda caso, tu hai la P2 che rinnova la sua strategia e ha come nemico principale Aldo Moro, e hai le Brigate Rosse che scelgono di sequestrare Moro e di colpire Moro, e scelgono Moro come proprio obiettivo bellico, come l'uomo da colpire. Ecco, ucciso Moro, tutto si ferma. Quello che poteva essere la soluzione di una crisi, come era stata risolta la crisi nel 1960, che ha determinato una situazione, pur nella varietà dei governi, c'è stata una situazione di forte stabilità nella politica italiana, dal 62-63 fino al 1969. Dopo invece riprende la crisi, e quando riprende la crisi è il momento, appunto, che vi dicevo, la strategia della tensione, e siamo alla nuova fase politica, insomma. Toccano tanti punti. In questo clima, come ha descritto lei, ma in parte anche in altri paesi dell'Occidente, anche se poi in epoche più tarde rispetto all'Italia, contro la famosa minaccia comunista a seguito dei patti di Yalta, iniziano a sorgere queste organizzazioni paramilitari, in particolare mi riferisco in Italia a Gladio. Le voglio chiedere, cosa ha rappresentato per il nostro paese la presenza di questa organizzazione e anche negli altri paesi europei, in genere anche il progetto Stay Behind? Perché noi assistevamo al seminario tenuto il 21 marzo proprio a Bologna, e c'era anche questa famosa riconoscimento di due progetti separati, uno con capo alla NATO, l'altro con capo alla CIA. Si sviluppava il discorso in questo senso. In merito, vorrei sapere da lei in particolare come ha contribuito questo tipo di strategia e di piano, sia ad azzoppare, come dice lei, la democrazia italiana, da una parte, e dall'altra su un disegno su larga scala europeo. Ecco, qui credo che bisogna partire dalla situazione del dopoguerra e dalla condizione di occupazione del paese da parte degli angloamericani, i quali hanno una naturale diffidenza di un paese che ha avuto tanta fiducia in Mussolini per 20 anni, e quindi cercano di premunirsi direttamente perché non capiti, per avere loro un'influenza diretta sul nostro paese, e quindi organizzano una strumentazione, una presenza, una penetrazione all'interno delle strutture amministrative, economiche, politiche del paese. E gli americani, man mano che avanzano, si scelgono gli uomini e sono spregiudicati. Gli va bene anche la mafia, perché sanno che debbono combattere i comunisti. E quindi gli vanno bene nominare sindaci, man mano che avanzano, anche dei buoni mafiosi, poi c'hanno i mafiosi in America che li aiutano, che indicano, Lucky Luciano, eccetera, hanno avuto una funzione durante lo sbarco, eccetera. Adesso ho citato questa collusione con la mafia
proprio perché e lì c'è naturalmente, ci sarebbe da fare una distinzione tra Partito Democratico e Partito Repubblicano. I repubblicani erano più a destra e quindi sono quelli che vanno a Favignana, liberano i mafiosi e se ne servono per la loro politica. I democratici non assolvono, sono nella OSS, all'interno del loro servizio segreto, come ci sono gli altri, però hanno un comportamento diverso, aiutano la resistenza. Io ho conosciuto Tom Chomsky, che è stato paracadutato durante la resistenza dagli americani, era della OSS, cioè dei servizi segreti americani, ma aveva uno scopo, agiva con uno scopo ben diverso, che era quello di aiutare la resistenza e quindi di segnalare dove mandare le armi, paracadutare le armi, aiutare i partigiani, ecco, per dire delle differenze che all'interno dell'amministrazione americana ci sono, però nel fondo hanno poi dominato, hanno diretto uomini in cui prevaleva nettamente la concezione anticomunista. Il non riconoscimento di un partito popolare forte, che era stato il partito che aveva dato più contributo durante l'antifascismo e durante la guerra di liberazione, insomma, chi ha di più dato sangue durante la resistenza erano stati i partiti di sinistra, Partito Comunista, Partito d'Azione, Partito Socialista, ecco, e invece la destra americana in modo particolare era molto diffidente e voleva premunirsi e quindi ha cercato di avere un tessuto organizzativo e fra, diciamo, le strutture organizzative c'è stato anche Gladio. Gladio è un'organizzazione che nasce proprio in funzione di svolgere, è difficile però, siamo nella segretezza, noi possiamo parlare per quel che conosciamo. Se voi tenete presente che un documento che io ho chiesto, un documento relativo al 1956, all'accordo CIA-CIFAR del 1956 sulla ufficiale istituzione di Gladio, che poi significava il riordinamento, cioè l'aggiornamento di precedenti accordi, perché ufficialmente Gladio nasce nel 1956, ma quando nasce si fa riferimento a precedenti accordi che già esistevano e di cui noi non sappiamo niente. E per avere conoscenza di quel patto, di quell'accordo stipulato nel 1956, soltanto un mese fa, un mese e mezzo fa, abbiamo avuto la desegretazione. Ecco, per dire, per cui noi dobbiamo parlare per quel tanto che i documenti sono accessibili, perché la maggior parte non sono accessibili ancora. Quindi Gladio è stata istituita e poi nella istituzione naturalmente si basava, si stabiliva dove costruire la base di Capo Madrangio, i finanziamenti americani,
E gli americani non danno niente per niente. Giustamente dice Moro in un brano del suo memoriale durante la prigionia, parlando dei finanziamenti americani alla Democrazia Cristiana. Dice appunto che c'era un do ut des, non davano niente per niente. E questo vuol dire che tu stabilivi un rapporto di dipendenza. E Gladio era strumento della politica della CIA. Insomma, il fatto che nasca un accordo tra servizi segreti CIA e Schiffer, ne è consapevole il ministro della difesa, parlo nel 1956 perché non so quello che è avvenuto prima. So che nel 1956 il ministro della difesa è Taviani, è l'unico che sa, avvalla questo accordo. Un accordo, essendo un accordo internazionale, la Costituzione prescrive che deve essere approvato dal Parlamento, il Parlamento non ne ha mai saputo nulla e non ha nemmeno avuto l'avvallo del Consiglio dei Ministri. Lo sapevano soltanto il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa, quindi nella massima segretezza e contro le istituzioni, contro, insomma, all'insaputa delle istituzioni che dal punto di vista giuridico avrebbero dovuto decidere. Ecco, quindi già questo dice molto. E quindi io faccio una distinzione tra Gladio e Steinbeinand, anche se anche Gladio assolve una funzione di Steinbeinand sotto un certo aspetto, ma io so, perché poi bisogna guardare alla pratica, che negli anni 70, primi anni 70, quando è capo della Gladio Serravalle, un uomo, un democratico, un repubblicano, ma un ufficiale dello Stato Maggiore dell'Esercito, il quale si trova di fronte a una struttura dove vede che vi sono delle strutture e prende decisioni per raddrizzare, ma quelle strutture esistevano perché la pressione della CIA voleva, perché aveva bisogno di uno strumento utilizzabile in senso anticomunista. Ci sono operazioni che sono state effettuate ma su cui ha sempre dominato il segreto, operazione Delfino, noi abbiamo tanto discusso di questa operazione quando ci siamo interessati di Gladio. L'operazione Delfino era un'operazione di provocazione anticomunista, a Trieste, soprattutto nella Venezia Giulia, nel Friuli, cioè nella zona di confine con la Jugoslavia, quando anche i rapporti con la Jugoslavia, mentre da una parte sarebbe stato necessario dirimere diciamo le frizioni che derivavano dal conflitto dopo la guerra, bisognava sistemare, arrivare a degli accordi, come ci si arriverà con il patto di Osimo quando presidente del Consiglio era Aldo Moro. Aldo Moro è una persona avveduta, ha la capacità di capire che ci sono dei residui della guerra, delle tensioni
che debbono essere risolte, sciolte per una convivenza pacifica. E quindi, e invece all'epoca c'era proprio la provocazione e si cominciava innanzitutto in direzione della Federazione Comunista di Trieste, che aveva fra l'altro una sua politica anche antititina, chiamiamola così, ma ci si provocava con lo scopo di influire nei rapporti internazionali. E stando all'operazione Delfino, si trattava di fare delle provocazioni, quelle tipo di bastonare un sacerdote e attribuire la colpa ai comunisti, fare azioni in direzione di un ufficiale dell'esercito italiano e attribuirla ai comunisti, ma non erano i comunisti, ma tutto doveva confluire a questo scopo. Ecco, e naturalmente screditare il Partito Comunista di fronte all'opinione pubblica. Ecco, io parlo di vicende che sono avvenute nella pratica, per cui Gladio, altro che stare alle dietro le linee durante un conflitto, agire in caso di invasione. Fra l'altro Serravalle denuncia il fatto che in certe riunioni venivano fuori coloro che dicevano: ma che cosa aspettiamo? Sappiamo che sono i comunisti, andiamo a casa di questi comunisti, facciamoli fuori. Questa era Gladio, che era stata ispirata, perché poi all'interno bisogna vedere la politica dei quadri. È un'eccezione il caso di Serravalle, che è un ufficiale democratico che diventa capo di Gladio, perché i capi di Gladio erano uomini di anticomunisti innanzitutto. Addirittura abbiamo avuto infiltrazione di coloro i quali avevano servito la Repubblica Sociale e facevano parte di Gladio. E poi abbiamo avuto le liste, noi conosciamo di Gladio in base a quello che ci ha detto Andreotti dell'elenco dei 622, ma i 622 sono soltanto la lista di presentazione delle persone per bene, per coprire invece tutta la parte che era clandestina, che si trattava di personaggi che hanno avuto una funzione nella strategia della tensione. I Dantini, Bertoli, quello che fa la strage di via Fate Bene Fratelli alla questura di Milano nel 1973, era di Gladio. Di Gladio erano tutta una serie di persone, naturalmente alcuni giudici come Casson, Mastelloni, riescono a far emergere cose del genere, ma in genere tutto rimane coperto. Quanta roba sarà rimasta coperta. In Emilia Romagna è venuto fuori il caso di Modena, perché Modena, del modenese, perché viene scoperto un nasco. E allora lì il partito, le forze democratiche hanno un tessuto abbastanza ramificato, forte, e scoprono, ma subito intervengono i servizi segreti e coinvolgono in modo tale che la magistratura possa fare un'inchiesta da coprire il tutto, e tutto rimane segreto.
Ecco, noi abbiamo soltanto degli spizzici di Gladio e io insisto a dire che un conto è Gladio, un conto è Stein Behind, un conto è Gladio, un conto sono le strutture della NATO, proprio perché Gladio ha una storia segreta a sé stante, nasce come accordo tra CIA e SIFAR, che era il servizio segreto militare dell'epoca, ecco, a differenza delle strutture NATO che invece hanno un loro particolare ordinamento e dove noi abbiamo i nostri rappresentanti, e direi che a un conto sono i segreti a cui sono tenuti, ma coloro che sono i rappresentanti dell'Italia andranno pur lì per garantire la politica, la coerenza tra la politica militare nazionale e la politica militare della NATO. A questi famosi soggetti delle liste le faccio una domanda un po' provocatoria. Alcuni studiosi attribuiscono la presenza anche di un noto brigatista, insomma, che ha contribuito a loro dire a un cambio di marcia tra quelle che erano le Brigate Rosse del sequestro Sossi e quelle che saranno poi le Brigate Rosse di Moretti e Morucci. Lei cosa ne pensa? Penso, sono d'accordo con questo. La differenza è sostanziale tra Brigate Rosse di Franceschini, Cagol, Curcio e Brigate Rosse morettiane. E ricordo bene una relazione di Maletti al ministro degli interni dell'estate 1975. Guardate le coincidenze, hanno importanza le coincidenze. Abbiamo avuto le elezioni regionali amministrative del 75 di cui prima parlavo, con una grande avanzata delle sinistre. Il Partito Comunista raggiunge il 33,4%. La Democrazia, ed è in crescita, la Democrazia Cristiana raggiunge il 35,2% in calo e si prospetta una elezione politica del 76, alle prossime elezioni, o 76 o 77, se fossero state svolte a scadenza normale, una prospettiva di un scavalco, di un sorpasso da parte del PC verso la democrazia. Allora l'allarme è generale. Kissinger è il primo che comincia a parlare di caso Italia. Parte con la dichiarazione: in Italia le forze antidemocratiche prevalgono sulle forze democratiche, e quindi mette tutti nel mucchio delle forze per lui. Sono forze antidemocratiche, però è decisamente contrario alla politica del compromesso storico di Berlinguer, che significa anche tendere ad una collaborazione almeno sul piano del riconoscimento delle procedure istituzionali, costituzionali, tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, ciò che Kissinger non vuole, e quindi influenza le cancellerie dei paesi occidentali, dei circoli della NATO, che bisogna fare fronte, bisogna fare presto a tamponare questa situazione, impedire che questo avvenga. Per cui si determina una situazione che poi nel 1976, quando Moro è presidente del Consiglio,
nei primi mesi del 76, gli inglesi prendono in considerazione, c'è uno studio sulle possibilità di fare in Italia un golpe, di dare una soluzione all'Italia di fronte a quel rapporto di forze, anziché ragionare in termini, diciamo, di accordo, di contrapposizione, pensare ad un golpe, a mettere un golpe militare. Si rinuncia, ne ha parlato Repubblica ai 30 anni di scadenza nel 2006, io ricordo bene alcuni articoli di Repubblica che al momento della desegretazione dei documenti del Foreign Office, del Ministero degli Esteri, veniva fuori questa roba e è stato pubblicato, è stato denunciato. Gli inglesi sono corretti, dopo i 30 anni i loro documenti li pubblicano. Ebbene, nel 76 però vi rinunciano perché esaminato hanno paura di un boomerang. Cioè in Italia i loro rappresentanti eccetera hanno studiato il problema, poi chi deve decidere politicamente in Inghilterra dice no, perché potrebbe tutto essere rivoltato, potrebbe ritorcersi contro di noi, anzi potrebbe essere lo spunto per cui i comunisti, che non sappiamo se vinceranno nelle elezioni, potrebbero vincere e stravincere, questo è il giudizio, per cui accantonano, ma il fatto stesso che un paese democratico come l'Inghilterra abbia pensato, o ci sia stato qualcuno che si sia messo a studiare le condizioni per fare un golpe in Italia, la dice lunga, e la dice lunga in rapporto all'allarmismo di Kissinger in quel periodo. Ecco, tutto questo particolare si ferma, però io ritorno al discorso che vi stavo facendo prima, nel 1975, dopo i risultati elettorali, abbiamo un rapporto di Maletti, che era il capo dell'ufficio D del SID, il servizio segreto militare, che denuncia che le Brigate Rosse hanno cambiato pelle. Dice che per censo, per cultura, per determinazione, la nuova organizzazione si propone di sparare, di aggredire. Sono in corso addestramenti per sparare alle gambe. Questo nell'estate, metà luglio 1975. Ancora Curcio non è stato arrestato per la seconda volta, e questo avviene soprattutto ad opera di Moretti, che all'epoca è il capo della colonna genovese, e coi suoi collegamenti a Roma. Già nel secondo semestre del 75 abbiamo che a Roma scendono Moretti insieme a Bonisoli e a Carla Brioschi, collaboratori di Moretti, e hanno come obiettivo di cominciare a preparare il sequestro di Aldo Moro. Nel 75, dopo alla sconfitta delle forze moderate, diciamo così, nelle elezioni, dopo l'allarme di Kissinger su quel risultato, le Brigate Rosse si presentano già a Roma per tessere una rete di collegamenti che poi diventeranno la base per la costruzione della colonna romana.
io mi sono rimasto, l'ho chiesto a Franceschini, non ho avuto occasione di poter parlare con Curcio, gli ho chiesto, ma Curcio che sapesse qualcosa di questo, lui dice, ma io credo che Moretti agisce indipendentemente da Curcio. Difatti Curcio poco dopo viene arrestato per la seconda volta e Moretti nel gennaio del 76 prende la guida del comitato esecutivo e l'ha detto a me, a Solini. Quel giorno Moretti fece un discorso preciso: adesso la guerra la facciamo sul serio. La guerra la facciamo sul serio. Cioè, come dire, prima non abbiamo fatto sul serio. E da allora, quel rapporto di Maletti che diceva sparare alle gambe, non c'era ancora stato un attentato. Comincia la teoria delle gambizzazioni. Comincia, diciamo, la storia sanguinaria delle Brigate Rosse. Il 1976 è una teoria lunga di attentati, poi si arriva poi nel 77, un crescendo continuo, è un'altra cosa. I primi facevano politica, i secondi fanno violenza, indipendentemente dalla politica, violenza con un obiettivo solo politico, Aldo Moro. In funzione, si costruisce la colonna romana delle Brigate Rosse in funzione del delitto Moro. Questa è la storia, è un dato certo. E io sono convinto, per quello che avverrà dopo, che già nella rete dei collegamenti ci sono gli infiltrati. Perché Maletti, quando fa quel rapporto, lo fa con una precisione, lo fa al ministro degli interni, ma quelle informazioni non si possono avere se non dall'interno, vuol dire che loro hanno già gli infiltrati, i servizi segreti, hanno già gli infiltrati dentro, fin dalla nascita della colonna romana, dei primi collegamenti e poi della colonna romana. Soltanto nel settembre del 76 entrano Morucci e Faranda e quindi assorbono gran parte di potere operaio di Roma dentro l'organizzazione brigatista ed hanno gli strumenti e vanno avanti sempre con l'obiettivo di colpire Aldo Moro. Non so se ho risposto. Non uno, due passi indietro. Le pongo due domande così cerchiamo di essere. La prima, abbiamo citato Maletti e abbiamo citato i colpi. Noi abbiamo come comitato analizzato un'intervista rilasciata da Maletti tempo fa, in casa sua a Johannesburg, in cui parlava del famoso golpe borghese del 70 e lo definisce come un golpe alla matriciana. Visto che Maletti è sempre quel soggetto, come descrive lei, nel 65, fa quel tipo di report al ministero sapendo le notizie all'interno, lei crede che l'ha detto esclusivamente perché, come si dice in gergo, è un vecchio volpone, o effettivamente quella notte, in quel golpe, è successo qualcosa, qualcosa è nato storto? Prima domanda. La seconda, ha citato il termine guerra, riferito a il cambio di passo delle Brigate Rosse del 75. Noi abbiamo anche analizzato quella che è la strage di Peteano in sé per sé e la figura di Vincenzo Vinciguerra, che secondo me in questo puzzle è un elemento importante.
perché svela la quarta dimensione della guerra, la guerra non ortodossa, da c'era stato il polio nel 65. Nella sua carriera, le informazioni fornite da questo soggetto, da Vinci Guerra, come le ha sempre valutate e che reputazione si è fatto su Vinci Guerra stesso? Lui si definisce come un ferito, dice: io sono effettivamente esecutore materiale di quella strage, me ne do una responsabilità ma non mi sono costituito, la mia è una responsabilità politica verso un modello che a mio avviso mi ha tradito. Queste sue parole, queste interpretazioni, lei come le ha reputate da studioso di tutto questo puzzle nel complesso? Dunque, sulla prima domanda, il golpe alla matriciana, cioè la definizione di Maletti, credo che questa formulazione lui la può dare dopo l'esito del golpe, del tentato golpe, e la dà in relazione a un obiettivo che probabilmente lui intravede nella politica di Andreotti, nel comportamento di Andreotti. Cioè, il golpe alla matriciana lo poteva dire soltanto al momento del risultato finale, finale, non semplicemente del giorno 8 di dicembre, perché il golpe è del 7 dicembre, il giorno dell'Immacolata, nella notte dell'Immacolata, quando c'è il contrordine, che fosse però una cosa che aveva in sé un pericolo, poi indipendentemente, diciamo, dalla mobilitazione delle forze, era un caso in cui abbiamo spostamenti, quando anche al nord, perché il golpe, le forze non si muovono soltanto a Roma, si muovono in diversi punti d'Italia, quando addirittura si sposta un intero reggimento a Sesto San Giovanni, perché Sesto San Giovanni all'epoca era sede delle più grandi fabbriche e un centro operaio, e si pensa di poter, il fatto di pensare di poter circondare quell'area, e quindi c'è un piano strategico, c'è una visione ben precisa, non ci sono soltanto i paracadutisti che si riuniscono nella palestra, in una palestra romana, non c'è solo l'assalto all'armeria del Ministero degli Interni, che già di per sé sono fatti gravissimi, ci sono degli spostamenti di interi reparti, mobilitazioni, e quindi io non si può dire un colpo alla matriciana, io sinceramente, per quanto conosco. Mentre invece il golpe alla matriciana, detto da Maletti all'epoca in cui l'ha detta, è il riassunto di tutta una serie di cose, nel senso che poi si passa sopra a tutto quello che è avvenuto, che i responsabili non vengono colpiti. Sì, Valerio Borghese fuggi in Spagna, si rifugi in Spagna, è vero, alcuni si debbono dare, diciamo, debbono andare via da casa, ci sono, però una vera giustizia non si vuol fare, perché sono coinvolti personaggi grossi, ci sono di quei reparti che si muovono, che prendono posizione secondo un piano strategico, c'è l'adesione, ad esempio,
del capo di Stato Maggiore della Marina, Torrisi, l'ammiraglio Torrisi, e non si è mai, si è coperto. C'era Santovito, che poi diventerà capo dei servizi segreti, era anche lui coinvolto in tutta quella baracca. Ci sono una serie di personaggi militari e anche civili, perché c'è anche Licio Gelli, c'è la presenza di Licio Gelli. Ci sono reparti importanti dell'arma dei carabinieri, per cui a un certo momento viene fuori il malopone, il malopino, cioè si dà l'incarico a Romagnoli, a La Bruna, eccetera, insomma, Maletti è incaricato di raccogliere gli elementi e di fare una relazione attenta su tutto quello che è avvenuto. C'è la riunione con Andreotti, c'è una relazione dettagliata che profila un quadro che non è certamente da golpe alla matriciana, però finisce che Maletti lo può definire golpe alla matriciana. Perché? Perché vengono cancellati i nomi Santovito, Torrisi, tutta una serie, e rimangono quattro stracci, diciamo così. Sì, rimangono una certa, c'era Miceli, c'erano, che poi in istruttorio una serie di questi vengono, chi è il giudice, il pubblico ministero, li chiama, vengono interrogati, si capisce, per chi segue, può seguire attentamente lo stesso processo che si svolgerà poi negli anni 70, nel 78 soprattutto, 77, 78, chi segue allora si accorge, si avvede della portata. Che però per la cancellazione tutto si riduce a ben poca cosa, diventa il golpe alla matriciana, ecco, capisci? Ed è un'operazione politica che fa Andreotti. Andreotti in accordo con Maletti, eccetera, non fanno. Poi hanno Vitalone che diventa lui il pubblico ministero alla giustizia, no? E mi ricordo un articolo di Pecorelli che si divertiva a scherzare su questa, dice: voglio vedere, sono golpisti, sono andreottiani, i golpisti, i giudici, perché si riferiva a Vitalone, ma anche altri alla procura di Roma erano di quella corrente. Gli avvocati! E già lui prevede come va a finire. E difatti Pecorelli è l'unico che pubblicherà il maloppone. Cioè, mentre alla magistratura va il maloppino, noi conosciamo il maloppone grazie a Pecorelli, che lo pubblica in OP. E qui allora c'è da considerare, lui lo fa proprio perché vede che Andreotti, perché una volta che ha fatto questa operazione, Andreotti ha nelle mani, ha come servi i Santovito, quelli che faranno poi il caso Moro. Durante il caso Moro sono nei comitati di gestione della crisi e quindi sono quelli, io mi scusate, ma nella commissione Moro, quando guardavo le operazioni che facevano, le informative che arrivavano dai servizi segreti, ho avuto netta l'impressione che fossero per depistare anziché per trovare la prigione.
la polizia veniva, era costretta a muoversi secondo le indicazioni che gli venivano dai servizi segreti. E non c'è un'operazione, una. Di tutti i 55 giorni non c'è un giorno di gloria. È mai possibile, anche le statistiche, voglio dire. Un brigatista arrestato in 55 giorni, con tutto l'apparato dello Stato mobilitato. Ma insomma, ecco, io, Moro era destinato a morire. Poi c'è una scelta precisa, adesso questo fa parte di un'altra domanda probabilmente, ma sicuramente, per dire che il maloppone e il maloppino sono due cose diverse. Se Pecorelli pubblica il maloppone, lo fa per una ragione politica, ma lo fa anche da giornalista che ha del coraggio che non tutti i giornalisti hanno, perché io sono del parere che Pecorelli era un bravo giornalista, un giornalista di destra, un giornalista infiltrato nella P2, però al tempo stesso era un giornalista che aveva una sua professionalità e sapeva che faceva gli scoop proprio al servizio della collettività. Io ho questa convinzione di fronte a coloro i quali hanno cercato di dimostrare che Pecorelli era un ricattatore, si è fatta tutta una campagna per screditarlo, mentre io penso che fosse un giornalista di destra ma convinto delle proprie idee. Beh, su questa tesi, insomma, anche sul filone dell'inchiesta di Mafia Capitale qualcosa sta uscendo, perché c'è un componente della banda che dopo l'arresto di Carminati ha iniziato a parlare, mi riferisco a Mancini, alla Cattona, che ha dichiarato apertamente che nel comando che ammazza Pecorelli c'è Massimo Carminati, che Massimo Carminati è uno degli esecutori materiali della morte di Pecorelli, quindi anche lì, insomma, si spera che non cadano nel vuoto queste cose. È stato coinvolto, c'erano elementi di accusa molto precisi, poi se l'è cavata processualmente, come se l'è cavata in altri processi, ma io ho la convinzione che Buscetta, quando ha indicato Roma e la mafia, avesse indicato una pista giusta. Appunto, Carminati comunque era nel gruppo dei fascisti della Magliana. Sì, ma già dall'attentato a Rosone in cui perse la vita bruciato, insomma, c'erano degli elementi forti, sì, che li legavano in quel versante lì. Infatti, sì, da questo punto di vista poi è sempre lo stesso problema di questo paese, che è la memoria storica molto breve, quindi solo adesso inizia a rielaborare una serie di informazioni che già aveva all'epoca, che però mi sa che gli sono sfuggite, o volontariamente. Adesso è uscito un libro, La Borsa di Calvi, di Almerighi, un ex giudice, adesso è in pensione, e da quando è andato in pensione si dedica a scrivere sulla base delle sue esperienze, e dato che ha avuto parte anche in queste vicende come giudice, ha visto, l'ho comperato, non l'ho ancora letto, ma l'ho visto l'altro giorno in libreria, e guardando un po' così i titoli e l'indice ho capito che, certo, ho detto sì, anche perché sempre nell'inchiesta casualmente di nuovo imputato Biotallevi, che si ritiene essere quello che dà il passaporto a Calvi, con scritto Calvini, per farlo andare a Londra dove poi verrà ucciso. Sì. Anche lì tutto torna, in sostanza.
Vinci Guerra. A proposito di Vinci Guerra, ti devo dire che Vinci Guerra è un personaggio tutto particolare. Io non è che mi sento in grado di pronunciare un indirizzo preciso. Ecco, ho rispetto per questa sua assunzione di responsabilità, vedendo di essere stato accorgendosi di essere stato strumentalizzato, e quindi questa ribellione che in lui interviene è di un atteggiamento di impegno anche per far emergere la verità, ma solo una parte della verità. Lui sa molto di più. E probabilmente lo fa per una dignità, nel senso di non avere la responsabilità di far pagare quelli che come lui sono stati strumentalizzati. Ma non ho una, non posso darti delle indicazioni precise su questo personaggio. Molto ambiguo, effettivamente. Sì, appunto per questo. Io credo che anche la scelta, comunque, quella scelta che ha fatto, il fatto di essere uno dei pochi terroristi di destra comunque continuano a scontare l'ergastolo, da un punto di vista, dal suo punto di vista, non è neanche un modo di autotutelarsi essendo in carcere, anche perché poi molte delle sue dichiarazioni alla fine sono finite nel vuoto, nel senso, ha scritto sul memoriale, ha detto tante cose, ma poi a conti fatti è stato ascoltato poco rispetto a quanto ha detto. In particolare qualcuno ha detto anche tanto. Vedi, anche sulla vicenda di Peteano, pur essendo il responsabile dell'uccisione di quei carabinieri, però quando vieni ai particolari, l'esplosivo, il nasco, non è che lui dia un contributo concreto. E, insomma, lo vedo, non so il motivo, ma non c'è chiarezza, ecco, nei suoi comportamenti. Questo così anche sul caso Moro, per aver avuto lui rapporti con dei calabresi, dei dranghettisti in carcere, e quindi capta delle informazioni e dice, fa delle dichiarazioni, ma poi la resa dei fatti non si concretizza niente per la pista che lui indica. Capisci? Non lo so, non me la sento. Caso Moro, fatto l'assist. Sempre in quel famoso seminario del 21 marzo a Bologna si parlava della valenza del caso Moro, in particolare la sua valenza politica, e si parlava del caso Moro come il vero e proprio colpo di Stato riuscito in Italia. Lei condivide questa ipotesi? Sì, condivido. Condivido. Il caso Moro ha una valenza internazionale. Guai a pensare che sia come in genere i giudici. Purtroppo le inchieste giudiziarie in Italia sono state fatte con una visione ristretta, direi casalinga, mentre invece il caso Moro rappresenta un delitto di valenza internazionale. Addirittura nel memoriale di Morucci e La Faranda, quando raccontano tutta la loro esperienza
la loro partecipazione alle Brigate Rosse, al caso Moro, eccetera. Addirittura danno una dimensione romana, colonna romana, e ci vuole, e non si vuol vedere oltre. Quando invece hai la presenza subito, il 16 marzo, subito dopo il delitto, alla strage che si è compiuta, all'inizio dei 55 giorni, piombano in Italia i servizi segreti della Germania, della Francia, dell'Inghilterra. Secondo il giudice priore, e io devo dire che non ho stima, quando queste cose le imparo dopo i 55 giorni e soprattutto dopo alla carriera giudiziaria di quel giudice, perché certe cose lui le avrebbe dovuto dire quando era magistrato operante. Ebbene, ho visto in un suo libro, il libro che fa con Fasanella, sì, Intrigo internazionale, che afferma, mi sembra pagina 185, 187, giù di lì, afferma che subito dopo Via Fani le indagini vengono avocate dalla NATO, dalla Gladio NATO, quindi dai servizi segreti della NATO. Lui dice così, avvocate. È certo che c'è un grande buco durante i 55 giorni a proposito della nostra magistratura, che non fa il suo dovere, che va a rimorchio del potere esecutivo. Non ha lei la direzione delle indagini, non esercita una funzione di propulsione, di direzione, si lascia guidare, aspetta dal Viminale. Arrivano le lettere di Moro, prima le legge Cossiga, poi c'è la lettera di Zaccagnini, la passa a Zaccagnini, poi dopo la manda a Bologna alla grafologa Conte Micheli perché si faccia l'analisi psicologica della lettera, psicografica, e poi alla fine, magari sono passati 10 giorni, finisce alla magistratura. Io, se fossi stato il magistrato, mi sarei ribellato, perché è il magistrato che deve condurre. Direi che non si è rispettato il principio costituzionale fondamentale dell'autonomia della magistratura durante l'indagine che riguarda il delitto più importante della storia della Repubblica. La dice lunga. È evidente che quando vedo che Priore scrive quella roba lì, che le indagini sono state avvocate, devo prendere in considerazione, i conti tornano, perché effettivamente la magistratura nostra è stata del tutto a rimorchio del potere esecutivo. E beh, quindi c'è poco da dire, insomma, le cose sono deficitarie sotto
ogni punto di vista per quanto riguarda le indagini. Aggiungi poi i servizi segreti, di cui già ho fatto cenno, no? Azioni addirittura depistanti, aggiungi, e beh, insomma, e aggiungi un fatto. Viene a Roma il consigliere mandato dal Dipartimento di Stato americano, Steve Pičenik. Ha anticipato anche questa nostra domanda. E beh, questo è un specialista, era il capo dell'ufficio antiterrorismo del Dipartimento di Stato. Ed è uno dei pochi che parla. L'aveva nominato Kissinger, quindi proviene dall'amministrazione Kissinger, è in carica anche durante l'amministrazione Carter. Il fatto che abbia fiducia, abbia goduto la fiducia di tutti e due le amministrazioni, dimostra che è uno che ci sapeva fare nel suo mestiere, ecco. E viene, e lui ha un mandato che non è quello di salvare Moro, è quello di stabilizzare la situazione in Italia. E per stabilizzare la situazione gli americani intendono impedire che Berlinguer possa arrivare al governo. E lo dice espressamente. 93 a Minoli. Nelle interviste, eccetera. Abbiamo poi avuto ultimamente la Procura Generale della Repubblica che ha condotto un'inchiesta, che ha avvocato dalla Procura di Roma l'inchiesta a proposito della moto Honda, di quei due motociclisti che erano presenti in via Fani il 16 marzo, che sono scomparsi nel nulla, eppure ci sono testimoni, sono ben quattro i testimoni che hanno visto questi motociclisti. E beh, hanno dovuto fare un'inchiesta a seguito di una lettera anonima di uno che stava, scritta da uno che stava per morire, divorato dal cancro, che diceva che era presente in quella motocicletta insieme a un amico e al servizio del colonnello Guglielmi. Loro hanno dovuto fare l'inchiesta. Non è che abbiano potuto apporare niente di diverso di quello che già non si sapeva, però affrontano il problema nel suo insieme, quindi viene fuori anche la figura di Pičenik. E dicono a un certo punto che lui si proponeva un triplice obiettivo. Uno era quello di recuperare i documenti degli interrogatori di Moro, le bobine, i nastri registrati, gli scritti, gli originali degli scritti di Moro. Secondo era quello di costringere al silenzio, di conquistare il silenzio delle Brigate Rosse. A proposito del sequestro di queste bobine, cioè. Il terzo era quello di uccidere, di indurre le Brigate Rosse ad uccidere Moro. E lui si vanta di aver realizzato tutti e tre questi obiettivi. È scritto nella requisitoria della Procura della Repubblica, al punto che si termina da parte del procuratore generale nel chiedere alla Procura di Roma di svolgere gli atti per il reato di partecipazione, di corresponsabilità nel delitto Moro di questo Pičenik. La dice lunga tutto questo, no? Siamo in un rapporto internazionale.
un paese amico che ci avrebbe dovuto aiutare in un senso e invece ci porta un risultato completamente diverso. È un delitto internazionale, quindi. Lo era nella sua impostazione iniziale, come nasce, perché del resto io, quando sono stato interrogato alla commissione Moro, sono andato insieme a Ilaria che mi ha aiutato tanto perché io faccio fatica a leggere, non, ho un problema di vista e quindi ho bisogno di un computer che abbia il fondo nero, i caratteri bianchi e grazie al contrasto tra i caratteri bianchi e il fondo nero riesco a leggere, e lei col suo computer è venuta e mi ha aiutato appunto a svolgere questa relazione, e in quella relazione ho appunto segnalato l'esigenza di approfondire certe cose che sono dei rapporti internazionali e delle Brigate Rosse, proprio anche in relazione al delitto Moro. Ricordo bene tutta la vicenda del 1974, quando Moro andò negli Stati Uniti accompagnando il Presidente della Repubblica Leone, e venne accolto in quella maniera, insomma, per cui il Washington Post, il New York Times pubblicavano le notizie relative al contributo che aveva dato la CIA nel golpe del Cile, per dire agli italiani: state attenti, perché questa ci sono delle dichiarazioni chiare in merito che cosa fanno gli Stati Uniti per difendere i loro interessi, e in nome della difesa dei loro interessi giustificano il golpe e l'uccisione di Pinochet. Parlano chiaro, e se Moro non avesse inteso, gliel'hanno detto a quattro occhi. Kissinger gliel'ha detto a quattro occhi. Sì, io lo poteva dire perché Moro conosceva l'inglese, non lo parlava, ma la sua interprete, ricordo bene quando noi l'abbiamo interrogata, ci diceva che molte volte la faceva tacere nella traduzione perché lui non aveva bisogno, che aveva già capito quello che... E quindi gliel'hanno spiegato senza l'interprete, che doveva cambiare politica, e del resto ce l'ha riferita la commissione, la Eleonora Moro: o cambi politica o farai una brutta fine. E lui è andato dritto, perché quando abbiamo avuto la crisi del governo del 1978, a gennaio del 78, perché Berlinguer pone il problema, abbiamo fatto gli accordi di luglio e sono passati già più di 6 mesi, ormai sono 6 mesi, di quel programma non si è realizzato niente. Ora pongono il problema di entrare anche loro al governo, i comunisti, e lì lui trova la formula, non entrano al governo ma nella maggioranza parlamentare. Questo però era contro la volontà degli Stati Uniti. C'è un comunicato, 12 gennaio 1978, c'è un comunicato del Dipartimento di Stato americano. Fanno rientrare il loro ambasciatore Garner da Roma, esaminano la situazione italiana, concludono che i democratici non si devono mettere d'accordo con le forze antidemocratiche, usano questa espressione, che è proprio quando ci sono le difficoltà e le crisi
che si misuri il tasso di forza democratica, eccetera. Moro va dritto lo stesso e gliela fanno pagare. Non c'è alcun dubbio che le cose... E io gliel'ho segnalato alla Commissione l'esigenza di considerare anche un documento, che io qui, un documento che è l'intervista di Kissinger a Minoli. Minoli a un certo momento va in America a intervistare Kissinger. Ed è strano che Kissinger si trovi imbarazzato, si vede, lui parla in inglese, sotto c'è la traduzione in italiano, e però si vede di fronte alle domande di quello che dice, ha detto Eleonora Moro, il processo, di quello che i figli, il segretario Querzoni, eccetera. E lui dice, ma alla fine io poi ho conosciuto Moro nel 1974, roba da matti. Gli è sfuggito un momento di imbarazzo, ma lui l'ha sconosciuto nel 1971. Noi abbiamo qui le fotografie degli incontri che avvengono a Roma tra Nixon, Saragat, Moro, Kissinger. Ci sono tanto di fotografie già nel 1971, ce n'è alla Casa Bianca nel 1972. Lui taglia dicendo ma no, ma io, lui si interessava di politica interna, io mi sono sempre interessato di politica internazionale. Moro era ministro degli esteri, è stato ministro degli esteri per tanti anni, dal 1970 al 74, ininterrottamente, e si interessava e come, e viaggiava, e grazie alla sua attività, gli accordi commerciali per il rifornimento di energia dai paesi arabi, ed era quello che scottava, perché l'Italia aveva una sua politica nel Mediterraneo, verso i paesi mediterranei, aveva la sua politica verso gli arabi, la sua politica verso Israele, verso l'OLP, la Palestina, naturalmente in un contesto anche di alleanze, aveva una sua politica, Moro, una sua visione precisa di che cosa doveva essere l'Europa, e in questi temi si scontrava continuamente con Kissinger, e Kissinger se l'è legata, poco da dire, Kissinger se l'è legata al dito quando Moro nel 1973, durante la guerra del Kippur, Moro si rifiuta, convince il governo italiano a rifiutare l'uso delle basi sul territorio italiano, le basi NATO, per quella guerra. E dice, questa è una guerra che esorbita dall'area della NATO. Quindi noi non gliele dobbiamo concedere, e quindi i rifornimenti ad Israele gli americani se li dovevano fare, ma senza usare le basi. Questa se l'è legata al dito Kissinger, non l'avrebbe mai, e avevamo ragione, perché noi dovevamo svolgere una funzione intermedia che non ci doveva alienare la simpatia degli arabi. Non dovevamo essere contro Israele, anzi cercavamo di garantire la sicurezza di Israele. Avevamo però un dovere, una politica, proprio perché era una politica che persegue la pace, gli accordi, non potevamo prendere la stessa posizione che voleva Kissinger. E lì Moro ha dimostrato di avere la schiena dritta, e purtroppo sono queste le cose. Poi quando arriva nel 75 la conferenza ad Helsinki, la conferenza per la sicurezza europea, ebbene ancora scoppia l'attrito
tra la posizione italiana. Si trova Moro ad essere presidente del Consiglio e anche presidente dell'Unità Europea quando si fa quella conferenza, e in quella conferenza c'è una posizione degli interessi dell'Europa che sono di tendere ad un accordo, ad una coesistenza anche con l'altra parte dell'Europa, per cui a quella conferenza partecipa anche l'Unione Sovietica, partecipano i paesi dell'Europa orientale ed ha una sua finalità. Tutto questo non è visto, partecipano naturalmente anche gli americani, ma tutto questo non è visto, si stacca dalla tradizione che vedeva l'Europa una provincia dell'America, un'Europa sì liberata dagli Stati Uniti eccetera, liberata durante la guerra grazie al contributo degli alleati, certamente questo è un riconoscimento d'obbligo, ma questo non vuol dire che però nel momento in cui si fonda l'Europa non ci debba essere una politica autonoma dell'Europa, e Moro questo l'aveva chiaro, e sono questi i termini veri del conflitto per cui Moro viene ucciso. Non vedere queste cose vuol dire non conoscere, non voler riconoscere la verità, insomma. Passando spesso in stazione vediamo insomma la lapide in memoria dei morti della strage del 2 agosto dell'80. Però proprio in, questo contesto che ha descritto lei, ci poniamo la domanda: una volta ucciso Moro, una volta che il compromesso storico pare sventato, questa efferata, perché poi è la più efferata strage che avviene in Italia in quegli anni, che valenza ha? Perché colpire di nuovo il cuore del paese? Le chiediamo questo. Poi mi leggo con un'altra domanda sempre a questo. La Mambro e Fioravanti, che sono stati i terroristi condannati per tale strage, continuano e hanno continuato con tutto il processo su questa posizione di innocenza. Anche a riguardo, il ruolo dei NAR, in particolare di loro due, nei confronti di questa strage, e rientra sempre in quel contesto di binomio tra le versioni nera e i servizi deviati, i piani alti dello Stato, oppure siamo già in un altro tipo di stagione da questo punto di vista, nel senso, loro continuano a ripetere che erano mossi da una funzione prettamente ideologica, dal piano di vista processuale invece questa tesi è smontata. La sua posizione in merito alla faccenda. Dunque, circa la strage del 2 agosto, io la collego, sono emiliano, conosco le vicende emiliane e devo dire che l'Emilia Romagna è stata al centro della strategia della tensione. Ed è stata sempre al centro della P2, cioè come nemico, è il Partito Comunista. Dice, boh, da fare l'Emilia Romagna è la regione dove vi è la più forte comunità comunista in quegli anni. E si è bersagliato. Si è cercato, con la concezione propria della strategia della tensione, che si voleva terrorizzare, col terrore poter far paura, insomma, ricacciare, avere successo. Sono sbagliati, però poi ce l'hanno fatta pagare cara, La strategia della tensione. Chi ha pagato di più è l'Emilia Romagna, non c'è alcun dubbio. L'Italicus, il 2 agosto, l'altro il 4 agosto. Sembra. È venuta poca fantasia. E credo che si colpisce lì, si vuole colpire lì. E si continua a colpire lì.
Del resto, nella strage dell'Italicus troviamo coinvolta la P2. Sono piduisti, anche i depistatori, i militari, il colonnello Tuminello, il generale Bittoni dell'Arma dei Carabini, sono tutti iscritti alla P2, convinti, perché il militare che pensa di eseguire dei doveri, certamente lo fa con un senso. Poi devi tener conto che certi militari sono raggruppati nei circoli. Il fatto che si ritenga che il Partito Comunista sia contro la NATO, non è un caso che Berlinguer arriverà a dire: siamo più protetti sotto l'ombrello della NATO, perché quello sembrava essere il muro che divideva. Lo dico perché i militari avevano una psicologia particolare, quindi consideravano il Partito Comunista come il nemico numero uno, quindi le facevano con molto impegno. Che poi gli esecutori materiali siano dei fascistelli, questo è nella storia del terrorismo italiano, perché sia i terroristi di destra sia i terroristi di sinistra sono stati lo strumento, sono stati strumentalizzati nella politica che si è fatto in Italia, che quindi la strage di Bologna abbia poi dal punto di vista giudiziario sentenziato in una certa maniera, individuato delle responsabilità, sono passati tanti gradi di giudizio, si è concluso in una certa maniera e credo che forse, certo, non può soddisfare chi è dalla parte fascista e fa la continua campagna per trovare elementi per mettere sempre in discussione. Questo io lo trovo anche naturale quasi, no? Però i fatti sono i fatti, insomma. I fatti sono i fatti. Io mi ricordo quel 2 giugno, quel 2 agosto, appena arrivai a Bologna, il comandante dei Vigili del Fuoco, al quale mi rivolsi, che era lì nel piazzale mentre si rimuovevano le prime macerie, e non si era ancora finito del tutto a portare via i cadaveri o salvare i feriti, io ricordo che mi disse, lui già aveva la sensazione che si trattasse di una bomba. Eppure la prefettura continuava ad emanava un comunicato che sarebbe stata causata da una caldaia che era scoppiata. Dice, ma non mi tornano i conti, perché la caldaia in ogni caso è spostata nel sottopassaggio mentre le macerie sono qui. E già lui mi dava l'idea, insomma, non me lo diceva esplicitamente, dice, poi lei è un politico, capisce molto meglio di me.
la situazione. Lasciava a me concludere che era una bomba politica, era una bomba fascista. Il giorno dopo, in prefettura, Santo Vito e Cossiga arrivano, siamo tutti in prefettura, c'è il sindaco Zangheri, c'è il prefetto, eccetera, e ci sono i parlamentari e via di seguito. Ebbene, Santo Vito continua a insistere sulla caldaia, una cosa assurda. E poi arriva l'ingegnere, il capo dei vigili del fuoco, dice: abbiamo trovato il fornello, cioè scavando abbiamo trovato la buca da dove è scoppiato. E difatti i conti tornavano, perché partendo dalla bomba la traccia dell'esplosivo causava le macerie in una certa direzione, spiegò matematicamente che si trattava di una bomba. Nonostante questa produzione matematica, c'era Santo Vito fiancheggiato da Cossiga che continuava ad essere incredulo, perché aveva la traccia da seguire, aveva il suo schema. E io le ho vissute queste, ho guardato negli occhi alle persone in quel momento. Quindi non potevamo non collegare Santo Vito, che poi sia un personaggio a difesa dei fascisti, questa è la storia che lo dice, eh? Quindi, di Cossiga poi dopo lui tirerà fuori il lodo Moro per dare la responsabilità ai palestinesi, inventerà la storia. Non so, che poteva essere una bomba scoppiata che lo portavano i palestinesi in un viaggio, non so come, eccetera. Ma sono cose che confliggono con tutto quello che il lavoro che ha svolto la magistratura, e non sta in piedi anche qui per questo Ludo Moro. Cos'è stato sto Ludo Moro? Io so che a un certo momento si presenta un pericolo, perché sono stati arrestati dei 1973-74, adesso non ricordo bene l'anno, sono stati arrestati dei palestinesi che stavano per preparare un attentato ad un aereo dell'El Al, la compagnia di bandiera israeliana. Sono stati arrestati ad Ostia in possesso di un missile terra-aria. Quindi arrestati. E allora c'è il personale di, non mi ricordo quale, delle nostre ambasciate di un paese arabo, che vengono minacciati di essere, per ritorsione all'arresto di questi, di essere sequestrati. Allora Moro, che era ministro degli esteri, si adopera, provoca una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, c'è una testimonianza di questa riunione resa da Tanassi al giudice Mastelloni, che parla chiaro e dice: io fui d'accordo, tutti fummo d'accordo, che bisognava cercare di scongiurare quel pericolo. E Moro proponeva di influire sulla magistratura,
di spiegare la situazione di pericolo che si presentava ai magistrati perché mettessero, trovassero la strada di metterli in libertà, in modo, è tutto lì il lodo Moro. E successe questo, che Pennacchini, che era sottosegretario alla giustizia, si diede da fare, spiegò ai giudici come si presentava la situazione, piuttosto che avere morti, perché avrebbero fatto saltare in aria, avevano già minato un'ambasciata nostra, eccetera. E insomma, piuttosto che avere una situazione e doverne parlare dopo, era meglio evitare prima. E insomma, per farla breve, questi terroristi palestinesi, questi fedain, vengono caricati in un aereo e spediti in Libia. L'aereo, quando torna indietro, dopo un po', viene fatto saltare per aria. È un aereo che salta nel cielo di Marghera. E quello era un aereo di Gladio, che trasportava i civili a Capo Marrangio per gli addestramenti di Gladio. Ebbene, tutto l'equipaggio morì. I nostri servizi segreti cercarono di tacere, di chiudere, di fare in modo che se ne parlasse il meno possibile, che tutto rimanesse il più possibile segreto. E fanno i servizi segreti, hanno fatto la loro parte. Però a bilancio concluso, noi abbiamo risparmiato sicuramente delle vittime e abbiamo, insomma, quello è stato il lodo Moro. Che c'entra con la strage di Bologna? Perché secondo si sarebbe firmato un protocollo, tutte balle, insomma, almeno fino a prova contraria, quello che si sa è questo. Poi Cossiga, fra l'altro, come mai che Cossiga non ha mai detto una parola alla commissione d'inchiesta parlamentare? Lui, quando venne interrogato, era tenuto, era obbligato a dire tutto quello che sapeva, doveva informare, invece non disse nulla. Ne ha parlato in un'intervista al giornale a Cassullo del Corriere della Sera nel 2008, poi morirà dopo un paio d'anni. E vedi, anche questo è una delle deficienze che abbiamo avuto, è stato proprio quella della scarsissima collaborazione che i nostri governanti hanno dato alle commissioni parlamentari, in modo particolare alla commissione Moro. Quando noi abbiamo interrogato Andreotti, Andreotti ci ha nascosto le cose che sapeva, mica ci ha detto, lo ha detto soltanto dopo, che il Papa aveva trattato, era disponibile a pagare non so quanti miliardi per la liberazione di Moro, eccetera, eppure nella legge istitutiva era scritto che chi veniva interrogato doveva riferire tutto in merito proprio anche eventuali trattative e eventuali contatti in direzione dei brigatisti, eccetera, eccetera. Ecco, questo per dire purtroppo che il male italiano è un male antico, insomma, quello di non rispettare le leggi, perché si è istituita una commissione parlamentare d'inchiesta, la quale non ha potuto dare i risultati necessari
al Parlamento per la mancata collaborazione del governo. Non ci hanno dato i documenti, ne ho già parlato, no? Il comitato interministeriale, il CESIS, i vari comitati di crisi che si riunivano al Viminale, eccetera. Come facciamo noi a dare un giudizio sulla funzionalità degli organi dello Stato se non abbiamo i documenti per giudicare di come questi organi hanno funzionato? Ecco, eravamo chiamati per quello scopo lì, per adempiere a quella funzione. Un evento in quanto sembra che inizi a crearsi non più un binomio ma una struttura triangolare tra terrorismo, mafie, che sono un nuovo interlocutore sul panorama, che subentra, e quei famosi servizi segreti deviati, piani alti, come vogliamo definirli. Volevo farle questa domanda. Nell'84 abbiamo la strage appunto del Rapido 904, verrà poi appunto imputato e poi condannato Pippo Calò, direttore della mafia, nonché ambasciatore, insomma, a Roma da un po' di tempo della mafia. Sembra appunto poi da lì fino agli anni 90 in poi che questa costante attenzione che si ha sui fenomeni del terrorismo negli anni 60, negli anni 70 e negli anni 80, fino appunto a quella data lì, in poi invece si sposti sui fenomeni di mafia, che inizia una nuova stagione. È una lettura soddisfacente, a suo dire, nel senso giusta? O... Adesso che sia, non è esaustiva, ma comunque è una risposta, secondo me, che va nella giusta direzione. È un dato di fatto che nell'84 abbiamo l'inserimento della mafia in un atto di terrorismo come quello di un attentato al treno 904. E di lì, se vediamo, la mafia è presente in svariati altri attentati. La mafia comincia a ragionare della sua potenzialità terroristica, come farla influire per avere un risultato ai suo vantaggio, perché poi avremo le stragi degli anni 90, del 92, avremo la strage dei Georgofili, quella di Roma, del Lavabro, avremo, e già lì c'è una presenza. Poi il tentativo addirittura della grande strage allo Stadio Olimpico, che non viene eseguita, però il fatto stesso di poter progettare una cosa del genere ti dimostra che la mafia prende in considerazione il terrorismo come grande strumento della sua battaglia di aggressione allo Stato. Questo non c'è alcun dubbio, bisogna scavare, bisognerebbe approfondire, studiare. Non mi sembra che si sia arrivati a dei risultati, cioè non c'è stato un impegno adeguato per approfondire questi problemi. O sbaglio? No, non sbaglio. Noi la ringraziamo per la disponibilità, abbiamo fatto direi 2 ore abbondanti di intervista, per noi è stato un onore. Proietteremo poi questo breve sunto dell'intervista alla nostra prossima iniziativa. E non sappiamo come ringraziarla, credo che sarà un'esperienza per tutti a livello umano e formativo da ricordare nella vita. Quindi io non posso che ringraziarla. No, io ringrazio voi perché siete disponibili a farvi portavoce di esigenze che noi quotidianamente sentiamo, quindi sono soddisfatto se vi può servire qualcosa di quanto ho detto, insomma. Indubbiamente. Ringraziamo. Grazie a voi. We'll be right back.
nostri anni migliori, imbottiste di odio, cupe, trame, faceste gladio, ragionieri e tranquilli a fine settimana, piazza Fontana, nero, duro il principe borghese, nascosto in ombra voleva il paese, voleva portar via la democrazia. Scoppiò la gente a Brescia, in piazza della Loggia, doni sangue sul treno di Natale, neve e pioggia. Mare, riposo, riviera, ferie, un'illusione, birre celati, Bologna stazione, Bologna ultima stazione. La mia gioventù, dicevo, è in un angolo che piange, le vostre bombe l'hanno annegata nel sangue, di perdono sono capace, ma no, non ho scordato le vostre pistole, giovane, no, io non sono mai stato. Rappi rossi opposero, vogliarono la 38, folle delirio, tradito il 68, la rivoluzione, operai, poliziotti a terra, tutta povera gente, povero ricco giudice, al boia importava niente. Scoppiò la gente a Brescia, in piazza della Loggia, doni sangue sul treno di Natale, neve e pioggia. Mare, riposo, riviera, ferie, un'illusione, birre gelati, Bologna stazione, Bologna ultima stazione. La mia gioventù, dicevo, è in un angolo che piange, le vostre bombe l'hanno annegata nel sangue, di perdono sono capace, ma no, non ho scordato le vostre pistole, giovane, io non sono mai stato. Di orrore sangue caldo avete tinto la storia, sparo ora anch'io, la mia vendetta è la memoria. Di orrore sangue caldo avete tinto la storia, sparo ora anch'io, la mia vendetta è la memoria. Di orrore sangue caldo avete tinto la storia, sparo ora anch'io, la mia vendetta è la memoria. Di orrore sangue caldo avete tinto la storia, sparo ora anch'io, la mia vendetta è la memoria. La mia gioventù, dicevo, è in un angolo che piange, le